Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Benedetta Rossi, qualche settimana fa è finita sotto i ferri per alcuni problemi alla schiena. C'è ancora qualcosa da sistemare. Il mondo dei social e quello della cucina sono entrati in contatto in maniera importante, creando così un vero e proprio fenomeno mediatico che da anni ormai interessa milioni di persone. Utilizzare le piattaforme sul web per cercare di imparare nuove ricette, apprendere i segreti dell'arte culinaria e, perché no, anche conoscere da vicino personaggi che dietro i fornelli hanno costruito le proprie carriere. E così sono diverse le personalità che in questi anni si sono distinte proprio in tal senso, sfruttando i social per aumentare in maniera considerevole la propria notorietà. Tra di loro c'è di sicuro Benedetta Rossi, una delle donne più apprezzate nel mondo dello spettacolo. Col tempo è stata in grado di attirare attorno a sé migliaia di persone che hanno saputo cogliere il meglio di una professionista della cucina. E così i suoi consigli, le ricette particolari ma anche momenti in cui Benedetta racconta della sua vita. Sì, perché questa donna marchigiana utilizza spesso i social anche per raccontare cosa fa nella sua vita, quando non si trova in cucina. Certo, il pubblico aspetta sempre qualche novità che possa ingolosire i più affamati di ricette e segreti culinari. E così non soltanto i social, visto che ad oggi la Rossi intrattiene anche sul piccolo schermo. Uno dei programmi più importanti, Fatto in Casa per Voi, conta tantissime persone che lo seguono. La Rossi è arrivata, poi, anche nel mondo dell'editoria, per completare in maniera dinamica e versatile il suo percorso all'interno del mondo della comunicazione. Benedetta Rossi, dopo l'intervento ancora qualche problema. Come detto, Benedetta adora parlare della sua vita attraverso i social. E così condivide tantissimo di quello che fa insieme al suo compagno Marco ed al cane Claudio, con i quali condivide praticamente tutte le sue giornate. Nelle scorse settimane la Rossi è stata costretta ad andare sotto i ferri. La cuoca, infatti, ha dovuto fare un'operazione per alcuni problemi alla schiena. Stories di Benedetta Rossi. Ora, però, le cose vanno molto meglio anche se c'è ancora qualche problema. E così la Rossi cerca di porre rimedio ogni giorno, come mostrano le immagini pubblicate su social. Nelle ultime ore, infatti, Benedetta ha provato a cimentarsi anche con la meditazione. Mi tira tutti i muscoli della schiena, mi hanno detto che parte tutto dalla respirazione, ha spiegato l'influencer marchigiana. Insomma, una nuova attività da mostrare ai suoi follower. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.